questo è un giorno veramente importante, perché si inaugura la nostra casa, perché questo non è un comitato elettorale o una sede elettorale, questa è la nostra casa, è la casa degli avezzanesi, è la casa dell'ascolto, è la casa dei problemi, perché dobbiamo proprio ripartire da qui, da quelli che sono i problemi della città, perché troppe volte si approntano delle campagne elettorali con le promesse. Noi abbiamo fatto un percorso inverso, siamo partiti dall'ascolto, siamo partiti dalle periferie, siamo partiti da ascoltare quello che le persone più deboli ci dicono. C'è entusiasmo, c'è voglia di cambiare, se tutti insieme riusciremo a rimanere uniti, se tutti insieme ci crediamo, noi riusciremo veramente a cambiare il corso della storia di questa città, e quindi questa città passerà dalle lobby, dagli affaristi, tornerà in mano agli avezzanesi, perché Tiziano Genovesi sarà il sindaco vostro, il sindaco degli avezzanesi, e insieme scardineremo quel sistema che ha svenduto Avezzano negli ultimi 20 anni, insieme lo scardineremo! Stai facendo benissimo partendo dalle periferie, ascoltando gli ultimi, capendo quelle che sono realtà, perché da lì che riparte, si cementa questa città, perché Avezzano ha la necessità poi di raccordarsi con tutti quanti i comuni della Marsica e diventare quel comune capofila di tutto un territorio di cui la provincia dell'Aquila ne ha profondamente bisogno. Ha profondamente bisogno di un sindaco che sia un'espressione politica che possa essere di raccordo con la regione, con la provincia, ma con le dinamiche generali, perché senza la politica Avezzano è andata in una condizione disastrosa e disastrata negli ultimi anni. Tiziano Genovesi rappresenta la generazione nuova sulle cui spalle dovrà pesare la costruzione, la pianificazione del futuro di questa città. Agli altri lasciamo le alchimie di chi tocca questa città piuttosto che quest'altra, agli altri lasciamo lo sport, la passione di andare a ricercare il portatore di voti da candidare nella lista, perché quello è il parente di quell'altro, perché è amico dell'imprenditore X, perché quello ci può finanziare la campagna elettorale. Questa politica ci ha rotto le palle e dobbiamo avere il coraggio di dirlo apertamente, per cambiare le coscienze di questa città e di questi cittadini. Noi vogliamo un sindaco libero, un sindaco che non sta nelle segreterie di partito, un sindaco che sta nella gente, tra la gente, per la gente, nelle frazioni, nei posti più bui di questa città, per portare la luce della libertà, per portare la luce della meritocrazia, a ognuno di voi che un domani diverso, migliore è possibile. Quindi crediamoci, credeteci e cambiate per voi la storia e il futuro di Avezzano. Grazie. Questa città è sotto gli occhi di tutti, c'è un centro che è deserto, ci sono le periferie che sono abbandonate, c'è un nucleo industriale che potrebbe avere un potenziale immane ma non è affatto sviluppato, c'è il Fucino che potrebbe fare molto di più, quindi io non parlo di persone, non è mio obiettivo parlare di persone, ma è mia cura parlare di sistema. Evidentemente il sistema che ha governato prima di me non ha funzionato, perché è sotto gli occhi di tutti che non ha funzionato. Una nuova amministrazione a targa Lega, a targa Tiziano Genovesi, andrà a lavorare su questi temi, sulla sicurezza, sulle infrastrutture, sul Fucino. Solo ascoltando la città, partendo dal basso, si possono ascoltare quali sono i reali problemi, perché non si può permettere più di fare una politica delle stanze, una politica di palazzo. Un buon primo cittadino deve stare tra la gente e per la gente. Io sarò tra la gente e per la mia gente. In generale, io credo che la politica, per essere credibile, in particolar modo in una condizione veramente difficile come quella che stiamo vivendo a causa del Covid, debba dare delle risposte, e su quello noi siamo concentrati, debba dare delle risposte in termini di occupazione, di sviluppo dell'agricoltura, in termini della sicurezza, di una nuova pianificazione urbanistica, di nuovi investimenti per quanto riguarda le opere pubbliche e la manutenzione del verde. Insomma, io questo penso che si vogliano sentir dire i cittadini di Avezzano. La Marsica è un comprensorio abbastanza unito, abbastanza coeso, con interessi abbastanza comuni.
La Marsica, nell'ambito della provincia dell'Aquila, è la zona che ha la maggior produttività economica e il maggior numero di abitanti. È ovvio ed evidente che la Marsica deve acquistare un suo peso specifico sempre più importante, e questo lo si potrà ottenere anche attraverso un modello di governo di Avezzano che coinvolga tutti i paesi marsicani. E la Lega crede con forza che le realtà locali nelle loro diversità debbano collaborare. Questo il nostro leader Matteo Salvini lo dice da sempre ed è nel nostro DNA. La valorizzazione della forza e della peculiarità di ogni territorio è un qualcosa che rafforza tutti, rafforza l'intera provincia dell'Aquila e rafforza anche il nostro Abruzzo. È stato Matteo Salvini stesso che ha lanciato la candidatura di Tiziano Genovesi, lanciato, è venuto già la settimana scorsa, oggi siamo qui all'apertura del comitato elettorale per lanciare una candidatura che dia un segno di cambiamento e soprattutto di speranza nei confronti della comunità di Avezzano e di tutta quanta la Marsica. Avezzano è il momento che ritorna ad essere centrale nella politica provinciale e regionale, cosa negli ultimi anni non c'è stata, è il momento che la politica ritorni a guidare i processi politici di tutte le comunità e ovviamente anche questa di Avezzano, anche perché mi sembra che le esperienze ultime dove hanno visto protagonista il civismo hanno fatto, diciamo così, una bocciata dagli elettori e l'altra è defragata. Basta civismo, dice, perché? Il civismo è il valore aggiunto che si deve agganciare a una proposta politica che abbia il canale e la possibilità di essere legata a quelli che sono i luoghi deputati a fare politica. È il discorso civico che... Poi diciamo, è sempre civismo oppure un politicismo camuffato? Beh, a volte diventa politicismo camuffato, però il civismo è anche un elemento positivo di valore aggiunto e noi vogliamo avere insieme a noi una coalizione ovviamente di centrodestra aperta al confronto e aperta anche a quelle che sono le forze civiche che vogliono partecipare a questo progetto di cambiamento reale e che abbia un'identità politica anche forte. Dicevo, le esperienze degli ultimi anni hanno dimostrato un fallimento, chi bocciato dagli elettori e chi ahimè purtroppo ha avuto un ribaltone, diciamo così, con la caduta. È il momento di ritornare a questo, è il momento di dare centralità su quelli che sono i temi più importanti di questa comunità, che sono ovviamente la sanità con il nuovo ospedale e con quant'altro di servizi necessari, e con l'agricoltura dove... Ecco, questa è la sua delega, quindi concretamente cosa è stato realizzato per il Fucino, per l'agricoltura, ma quindi anche per il Fucino, che è un po' il bacino più importante in Abruzzo? Ma è ovviamente una partita molto più complessa e ampia. Innanzitutto c'è stata già un segnale molto importante nella ripartizione dei fondi che sono ricadute sulle imprese, diciamo così, da parte del PSR dello scorso anno, quello di quest'anno si vedrà a fine gittata. C'è stato il territorio della nostra provincia, il territorio del Fucino, della Marsica, ha avuto sostanzialmente fatto la parte da leone, ma questo è perché sono imprese che hanno un'importanza strategica, è l'orto d'Italia e ci gira un'economia che è enorme, ma parallelamente a questo Avezzano ha un nucleo industriale forte, ci sono delle aziende importanti, ci sono delle aziende che sono di livello internazionale e quindi ha una pluralità di attività e Tiziano Genovesi dovrà incarnare proprio la sintesi di queste necessità e portarle poi a fare diciamo così, un trade union con quella che è stata una politica dell'abbandono delle periferie e anche quello di un ruolo di essere il comune di Avezzano, ambasciatore di tutta la comunità della Marsica e la sintesi di tutte quelle che sono i problemi in corso.